ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Domani decorre l'obbligo di mascherine al chiuso. Il Ministero le solo raccomanda nei luoghi di lavoro, nei ristoranti e nei locali. Rimangono necessarie nelle RSA, ospedali, scuole, cinema e teatri fino al 15 giugno. I contagi però non sembrano rallentare e per qualcuno la prudenza non è mai troppa. Per alcuni cittadini del capoluogo teramano non bisogna ancora abbassare la guardia. No, non sono contento. Io sono prudente e continuo a metterle. Continuo ancora a portarle. I posti chiusi, i locali chiusi e quant'altro. Che opinione c'ho? Io starò comunque attento, la porterò lo stesso. Se hanno deciso così, evidentemente hanno le loro ragioni, però uno un po' di attenzione non guasta. Bisogna stare ancora attenti, secondo voi? Beh sì, anche se sembra che questa che adesso sia insomma meno di un'influenza, che io l'ho avuto pure in famiglia. Insomma, niente di che, però penso che sia sempre meglio non prenderla. Quindi da domani si potrà andare nei ristoranti e nei bar senza dover indossare obbligatoriamente la mascherina. Con questa nuova fase è inizio il periodo di convivenza con il virus. Prudenza sì, quindi da parte dei cittadini teramani, ma anche un passo in avanti apprezzato dopo 2 anni di pandemia. Beh, diciamo che è una liberazione, secondo il mio punto di vista. Dopo 2 anni di pandemia, per me è un gesto apprezzato. Nel periodo clou, diciamo che era necessario, però si può allentare adesso la misura come prevenzione.